Un'indagine su Il Giornale, firmata da Luca Fazzo, rivela che, per i magistrati italiani c'è la possibilità di andare in vacanza in luoghi da favola. A prezzi trascurabili solo 7 euro al giorno. Queste sono ex strutture penitenziali o persino strutture ancora caserma attiva o addirittura che nei mesi estivi con un annuncio speciale consentono alle togas di vacanze in luoghi piacevoli. Questo è il caso, ad esempio, di Pianosa, l'isola del silenzio, dell'arcipelago toscano, praticamente inaccessibile, che è diventato un resort paradisiaco per la togas. O anche struttura gemella, situata in Isarene, Sardegna. Dove la Sardegna l'istituzione della punizione è ancora attiva. Ma i magistrati così come altri dipendenti del Ministero Giustizia possono rimanere, se in possesso di requisiti specifici, per partecipare all'annuncio. In effetti, devono essere dimostrati in protezione, per motivi di sicurezza. Infine, ci sono località montuose in cui ci sono caserme polizia o carabinieri, dove, con le stesse specifiche, i magistrati possono rimanere. Giornale cita i casi Merano, dove c'è la polizia Stifterov e la permanenza della montagna dell'attacco. Corvara, ad Alta Badia, dove esiste il villaggio Tempesti, famoso centro addestramento delle truppe alpine, recentemente rinnovato dalla provincia Bolzano. Finalmente, il più famoso di tutti sembra essere Villa Ausserer a Siusi, ufficialmente chiamata base logistica. E la storia, sempre secondo Il Giornale, sta per sbarcare in Parlamento, mentre arrivano le prime reazioni del mondo della politica e della magistratura. In attesa di sapere quando e in quali casi si sono verificate le situazioni descritte sull'isola di Piano Cittadini Ordinari, afferma che l'ex magistrato Luca Palamara. Palamara spiega anche che ci sono anche magistrati che, nonostante abbiano il diritto a cedere all'annuncio, non partecipano. Paolo Itri, vice procuratore Napoli, parla possibili danni fiscali. Penso che sarebbe opportuno svolgere indagini su questo affare, perché ci sono serie profili che dovrebbero essere approfonditi, anche quelli una potenziale responsabilità contabile di fronte a proprietà statale, e potremmo riconoscere possibili danni fiscali. Il senatore dell'Italia Viva Ivan Scalfarotto ha annunciato che presenterà una questione parlamentare sulla questione. Una mossa simile anche del senatore Forza Italia Maurizio Gasparri. D'altra parte, afferma, capisco che, per alcuni magistrati particolarmente esposti, forse, è una soluzione che equilibra un momento ben acceso riposo con condizioni sicurezza e protezione, che rimangono anche necessarie per un periodo vacanza. Gasparri ha affermato essere pronto a presentare una domanda parlamentare, prendendo idee dagli articoli Il Giornale. Pietro Pittalis, il vice blu, vicepresidente della Commissione per la Giustizia nella Camera, lo fa eco. Vorrei sapere se il costo è di 7 euro. Che paga la differenza? Non vorrei che questo costo pesa sui cittadini. È un